Allora, grazie ad Enrico Vanzina, e adesso è qui con noi un imprenditore che ha avuto il coraggio di investire sulla lunga italiana, amatissima dall'altra parte dell'oceano, lo sapete, dopo lo spagnolo e il cinese, l'italiano è la lingua più studiata negli Stati Uniti. Gli studenti sono infatti in costante crescita, non solo nelle comunità di origine italiana, ma davvero in tutto il mondo. Ed è venuto a trovarci qui all'Italia con voi Massimo Veggia, fondatore e presidente di Learn Italy. Benvenuto all'Italia con voi. Grazie, grazie. Allora, Massimo, la cosa che mi ha stupito di più nel leggere la sua biografia è che lei era un cantante professionista di piano bar. Sì. Poi a New York ha avuto un incontro con un insegnante di italiano immigrato a New York e da lì ha seguito un percorso completamente diverso. Sì, Monica, perché io ho conosciuto Sergio Stefani che per tutta una serie di coincidenze mi ha, diciamo, guidato in questo percorso. Io avevo già in mente di fare qualcosa per la nostra lingua e soprattutto per la nostra cultura negli Stati Uniti. E casualmente ho conosciuto Sergio e casualmente ho scoperto che era stato un collega di mio padre di lavoro 50 anni prima. Questa è stata una coincidenza veramente irripetibile e quindi lo considero un po' l'angelo custode, diciamo, di Learn Italy. Poi nel tempo lui ci ha molto aiutati perché è stato lui a concepire il primo metodo che abbiamo utilizzato, il metodo che ha portato la nostra scuola ad avere fino a 600 studenti di italiano, quindi fra italoamericani, italofili, eccetera. E quindi un bel successo già dal punto di vista di Learn Italy come scuola di italiano, che è stata poi la prima fase della nostra scuola. Che tipo di metodo è? È il suo metodo, è il metodo che noi abbiamo preso da lui e che lui ci ha trasmesso totalmente, con molta generosità peraltro. Ed è un metodo che insegna l'italiano con quello che serve veramente a chi deve apprenderlo. Soprattutto, come sai bene, in molti paesi anglofoni c'è bisogno di battere soprattutto su certi punti e un po' meno su altri punti. Questo per divertire, per intrattenere e quindi per dare modo così di imparare prima la nostra meravigliosa lingua. Eh certo, ma secondo te perché è così, così amata, così tante persone vogliono imparare È una l'italiano? lingua romanza, quindi è bella in sé, suona bene, è una lingua che segue comunque la moda in senso lato, la moda nel vestire, l'automobile, la musica, l'opera, per cui è una lingua legata a un sacco di cose. Naturalmente per gli italoamericani è legata alle loro origini, che sono le nostre, non ce lo Certo. dimentichiamo mai, ma qui lo sapete benissimo. E quindi è chiaro che è una lingua che sicuramente mette in collegamento non solo i due mondi, quindi l'Europa e il Nuovo Mondo, ma tutto il mondo, perché come sappiamo bene, dall'Australia al Sud America, al Nord America e in Europa abbiamo moltissimi italoamericani che seguono e che sono legatissimi alle loro origini e moltissimi italofili, quindi nuove persone che vengono da paesi stranieri che però amano il nostro paese, la nostra cultura, la nostra musica, la nostra moda, eccetera. Ecco, Learn Italy è nata come scuola Sì. per l'italiano per gli stranieri, tra l'altro la prima, La prima, la sì. La prima prima aperta da un privato europeo negli Stati Uniti, sì. nel 2010 Sì, e 10 poi è anni fa diventato quasi. molto di più perché è Sì. diventato davvero un centro di incontro, di promozione Sì. della cultura italiana, oltre che della lingua italiana. Sì, Monica, di questo non posso neanche prendermi tutto il merito perché anche qui ci sono state una serie di coincidenze anche fortunate, moltissimo lavoro e un po' di fortuna c'è stata. Quella ci vuole sempre nella Ci vita. vuole sempre nella vita, perché oltre a un lavoro e uno staff meraviglioso che mi ha accompagnato e che mi accompagna anche adesso, ho avuto fortuna e ho lavorato moltissimo con queste persone. Però ecco, la scuola si è trasformata da una semplice scuola, relativamente semplice scuola di italiano, a una scuola di. Noi oggi facciamo corsi di alta formazione per giornalisti, per il marketing. E siamo diventati un'agenzia promozionale dell'italianità, la più bella, quella contemporanea, quella di qualità negli Stati Uniti. Tra l'altro so che siete anche diventati una sorta di ponte Sì. tra aziende, quindi c'è stata Sì. un'evoluzione ulteriore Ulteriore, del... brava. Ti ripeto, anche questa terza evoluzione non è stata programmata nei minimi dettagli, ma è stata ricercata dagli altri. È nata È spontaneamente, nata diciamo. spontaneamente, si può dire, per cui noi riusciamo oggi a non solo ad avere un nostro network di scuole affiliate quindi al nostro marchio nel mondo, in Europa e negli Stati Uniti, ma riusciamo a
visionare, ricevere molte email che ci chiedono di collaborare con noi e di essere presentate, promosse in Nord America, e noi riusciamo a visionarle, ad analizzarle e a scegliere quelle che riteniamo più interessanti o più coraggiose o magari create da giovani più motivati, e portarle con noi e promuoverle verso le istituzioni americane, verso i media in Nord America, e li portiamo un po' in giro con noi. Quindi, oltre a persone che vogliono imparare la nostra meravigliosa lingua italiana, sì, chi è che si rivolge esattamente a voi, a Learn Italy? Si rivolgono a noi tutta una serie di eccellenze italiane che vogliono sbarcare nel nuovo mondo e di talenti italiani. Ti faccio un esempio. Io parto domani e in questa nuova fase terremo dei master di alta formazione in giornalismo con dei giornalisti famosi. E insieme a questo veicolerà poi tutta una serie di eventi per promuovere appunto queste eccellenze che noi portiamo con noi. Una di queste, per esempio, è una vocal coach, quindi sarebbe un allenatore della voce. Sì. Questa persona si chiama Milena Origi e lei vive fra Milano, Londra e Boston, ed ha deciso con noi e tramite noi di promuoversi nella città di New York e negli Stati Uniti d'America, proponendo questo lavoro straordinario che fa, perché lei praticamente allena, sostiene e diciamo dà sicurezza alla voce dei cantanti, dei manager e di chi ne ha bisogno, delle moltissime persone che utilizzano la voce per lavorare. Ecco, hai parlato di coach, parliamo adesso di nuove generazioni. Sì. Allora, troppo spesso secondo me si parla di fuga di cervelli. Sì. Però so che tu invece preferisci parlare di cervelli in viaggio. In viaggio. Allora, qual è la distinzione? Allora, ce n'è una, diciamo, di carattere più personale. Non mi suona bene fuga di cervelli. Vero. Anche per il fatto che non è che se fuggiamo da qui c'è sicuramente qualcuno con le braccia aperte che ci aspetta da qualche altra parte. Per cui mi suona un po' pretenzioso dire io sono un cervello in fuga, mi sembra un po' tanto. E anche perché la mission di Learn Italy è proprio quella di casomai portare cervelli fuori in viaggio con le loro idee e riportare la loro esperienza, più la loro idea, più la loro nuova conoscenza di nuovo in Italia per arricchire il nostro paese che ne ha molto bisogno. Allora, lei è stato inserito tra i 12 italiani più influenti a New York. Da diversi anni poi è stato invitato a partecipare alla meravigliosa parata Columbus Day. Certo. Quindi rappresenta nel mondo un successo tutto italiano. Qualcuno si chiederà, qual è il segreto di tanto successo? Ma è tanto lavoro e un po' di fortuna, come ti ho detto prima. E sicuramente l'aiuto e il sostegno di uno staff straordinario che ho saputo forse scegliere nel tempo e che mi ha dato molto, veramente molto. Senza questi ragazzi non sarei riuscito a fare neanche un decimo di quello che ho fatto. E questo è fondamentale, perché se tu parti dall'idea che la tua idea non deve essere per forza la migliore di quelle al tavolo, anzi, che la cosa migliore sarebbe se la migliore idea fosse quella di un altro, già secondo me hai fatto moltissimo. Beh, sicuramente le sue parole si capisce che c'è anche tanta passione per sì, quello che fa. Molta, sì. E allora io ringrazio molto Massimo Veggia per essere stato qui con noi. Quando vuole, ovviamente, le porte sono d'Italia io che vi ringrazio voi moltissimo. Sono aperte, e adesso invece torno